in questo carretto dove vanno alla montagna a fare lì. E poi per la guardia le denuncia e gli porta lei. E lei gli articola 15 giorni di carne. Ah, ma così è facile, è possibile. Però è da portare a Villavallelonga i cacciatori in una maniera russa alla giretta e lui si rese conto di questa zona di villa, capito? Perché prima lui, quella era la ricchezza, no, perché, la montagna. No, ma i paesi russi sono con le montagne, altri punti di riferimento non ci stanno. E quante carrette c'erano? 200 e... anche di più. Qui tempo, allora 200 carrette. Scritto nella scheda, lui aveva fatto secondare e di comune a 2000 lire. Registrata. Allora c'era pure tanti animali, tanti. Cazzo! Animali, pieno. Cavalli, mucche, tutti gli animali. Tutti. Cavalli, mula, somari, vacche, c'era tutto qui. Pecora, capre, c'era due morri capo, come due nuvole. Una balla pure a monte. E queste crapa, sai chi era? Era la salvezza della casa. Perché il latte di capra è come si dice, è leggerino. Tu la sera non ti che mangiare, veniva un piatto di pane, tosto. Veniva la crapa e lo buttava il latte capra. Era il paradiso. Latte genuino. Salvezza genuino, il latte di capra. La capra, il tuo animale pulito, la capra e il suo paro, sono tutti due animali puliti che stanno al mondo. Eppure è un latte sostanzioso quello della capra, può fare pure i formaggi, può fare tante cose. Il latte del suo paro è più latte leggero. Tu te l'hai bevuto mai il latte di ghiaccio? Sì. E com'è il sapore? È leggero, bellissimo. Il leggero del somaro della capra, perché? Perché la capra bevi nell'acqua chiara. Il somaro beve nell'acqua chiara. Non è che ci ha parlato di più pulita di somaro. Il somaro e la capra sono in tuccio, e non invece la vacca mangia pure tutto. Ha ragione. Allora è basato sulla purità dell'acqua. Gli animali che si bevono l'acqua puro fanno il latte un po' più buono. La capra vive con l'acqua. Allora... Non è fatta raccontare tutto il Rignaccio Villa. La villa è una storia vecchia. Tu hai fatto pure la guerra tu, secondo me. No, però devo andare in guerra. Io devo andare all'ottava alpino a Tolmino a combattere. Poi successe, io partì il 14, 8 successe l'armistizia e non partì, aveva la cartella di progetto. Io partì la classe mia, tutta la classe mia, alla guerra. A me all'ottava alpina, a Tolmino. Alla Sicilia? No. A Tolmino stava in Artigiana, di fronte, no? E poi venne l'armistizia e ne abbiamo salvato. E poi siete fatte, meno male. Nel 43, quando era? Però 40... Ciao! No, era 45-46, fino a quello. Era brutto prima, immagina. Io dovevo partire il 14 maggio 46, dovevo andare a Tolmino a raggiungere il battaglione agro degli alpini che era stato distrutto dalla Russia, capito? Poi l'armistizio. Sì, meno male, è arrivata la pace. Ma allora venne la guerra. I tedeschi a Callavilla, quando hanno arrivato i tedeschi a Callavilla? I tedeschi hanno proteggiato. I tedeschi li hanno protetti i fascisti alla villa. Perché quando è successo l'armistizio, il tedesco che ha fatto? Ha chiuso tutto il sentiero più delicato. I soldati italiani sono lì. Poi ha fatto prigionieri la Germania. Sì. È stata la ruina all'Italia della Germania. La Germania è stata combattuta a Cassino. A Monte Cassino. A Cassino, a Capiacqua, a Somigli d'Assino. Gemi d'Assino. Stiamo fronte. Che trovano a Cassino. Gli americani e i tedeschi. La villa è dichiarata zona di pressione. Se vuol dire zona di pressione. Alle 6 si sentiva la luce. E noi siamo chiusi,
Ecco, non ci era un coprifuoco allora. Come peggio, il coprifuoco, esatto. Se andava e non riuscì. Ad esempio, se si ustravate, si ustravate, non ci la mattina, ad esempio, non si era mattina. Entrando ci, davanti giusto. Allora io fa la notte la roba. No, è la sera. Oh, dalla sera a mattina. Allora la sera chiuso. Io vado a aprire la sera a mattina. Ho capito. Tu potevi andare male, io stramà. Ci vai prima delle sei. Perché da mezzano, da mezzano. Da mezzano sei io. Io finì a cambiare qua di lassì, Dove stava? La Madonna Lange stava. Il comando generale tedesco. La Madonnella Lange. La Madonna Lange. Quello che è successo loro lì, il bello. Siamo stati morti a casaggi. Perché noi trovavamo alla montagna, questi dragaggi. Sì. L'ho gritto, sta nella fontanella, ci sono i capi di conto. E noi vivavamo con la pecora. Pecora, capo, per mangiare. Sono la notte non temi arco figli, venivano nel bombardamento. A carità. Quella zona, La chiesa Salleve, bambini morti. La chiesa dei bambini morti. Sono potraggiamenti di notte, io per caro, ma carità. Tutto vagliolo, tutto e noi giovane. Stavamo a Gitragaggi, ne abbiamo tutti orsi. Sentivi piangere là, cristiano, come lo conto? La guerra è brutta. La guerra, per l'amore di Dio. La guerra è la cosa più brutta che esiste. Tu mi sentivi male, non ci siamo stati. Io posso solo immaginare, perché noi siamo una generazione fortunata. Lascia perdere, per l'amore di Dio, lascia perdere. La peggio cosa. Quando c'è tipo a mezzanotte, il coprifuoco, la corrente, da mezzanotte, villa, tutto scuro. Non ci stava la luce, dalle 6 fino alle 6 la mattina. Dalle 6 in poi, chiuso. Uno non poteva andare alla casa di un altro, i tedeschi sparevano, sì. Tu porti il tradimento con gli inglesi, zitti e quieti. Io poi giù dalle finestre, ci va a parare. E ti va chiudendo? No, le finestre non potevano neanche, manca la spiglia, perché tu fai la spiglia agli americani che deve stare il bomba, capito? Perché la villa della Loga era dichiarata, torna d'operazione, c'era l'ex dei fronti, c'era la villa della Loga. Ci paghi tassite. Posso solo immaginare, la guerra è una cosa brutta. Immaginare. Poi tu voglio dire una cosa. Pietro. Sta capigliando poco si domenica. È la verità questo. No, io ci credo. Allora, siccome alla villa ci stavo, uno si chiama Ferrari Francesco. E figli Michele Achiglia. Dicevo Michele Achiglia e Ferrari. E ci stava Miore. Piore e Bandardella, erano tutti e due della classe 1919. Ma praticamente Piore stava con gli americani, no? E Franceschi stava con l'Italia a Bari. Si rincontrarono due compagni intimi, amici, avevano combattuto contro e poi si avevano abbracciato. Avevano dato a Villavallelonga tutti e due abbracciati, della classe 1919. Mannaggia. Questa è una bella storia. È una bella storia, a chi la va a raccontare? Posso solo immaginare. Immaginare, per l'amore di Dio. Perché né giù né giù volevano fare la guerra, però erano costretti. Stavano abbracciati. Il Francesco stava con gli italiani, a Bari, qui in Bari avevano fatto prigionieri con gli americani, no? Sì. Quando che stavano visti, qui l'esercito italiano, che ci sforza di Francesco, ci perché, stavano abbracciati, erano tutti 1920 della classe, due compagni amati, abita nella scuola in Zembia, gli ha venuto in Zembia, da poi ha venuto in Zembia alla villa, tutti e due, uno nella villa. Qui stiamo con l'America, qui stiamo qui erano, nella guerra erano nemici, nella vita erano grandi amici, hai capito? La guerra cambia tutto. E quando che rientrano tutti e due, mi ricordo, sopra l'arena, dicevo, mamma, chi lo è? Venne Miore, il Cicci Magazzi, il mio Francesco, verrà. Porca di come sta? E avevo visto la guerra, due compagni amati. Uno stiamo con gli americani e uno in italiano. È una cosa straordinaria. A chi le racconti? Mo me lo sta raccontando a me. Questo è belle storie. Ci crede. Che vuoi fare?
Il paese nostro, la finita. Ecco, almeno la pace sta sempre. Non l'abbiamo passato, ma passato. Ma passato a davvero. No, mo stiamo buoni di fronte a prima. Allora, grazie.